Bene amiche, bene amici, un nuovo video dedicato alla pre-morte. Già ho avuto modo di farvi un video dove ho spiegato alcune delle cose che mi riguardano in prima persona, ma qui c'è un post, c'è una domanda meglio di Danny, il quale mi dice: Ciao Fabio, cosa ne pensi dell'esperienza di pre-morte vissuta da molte persone? Allora, anzitutto, cosa significa pre-morte? Pre-morte significa che esistono due stadi, la vita e la morte. Il pre-morte in sostanza è io anticipo uno stadio ma rimango ancora nello stadio precedente, cioè torno nel corpo in sostanza. Io ho conosciuto varie persone che hanno avuto questa esperienza, molte anzi se vogliamo, perché con la mia attività, con il mio mestiere, molte persone vengono da me e si sfogano di cose che poi la Chiesa ha screditato, non ci crede, oppure cose che si vergognano di dire in giro ai familiari perché vengono derisi addirittura. Ma la premorte esiste realmente. Ora, cosa accade dopo la morte? Esiste un tunnel e questi tutti lo descrivono. Esiste un tunnel e il film della vita viene rivista tutta e come ho già avuto modo di dire in un altro video, vengono vissute tutte le emozioni di tutte le persone che c'erano accanto, anche quelle con cui noi non stavamo interagendo, ma la nostra semplice presenza ha condizionato la loro esperienza, una cosa incredibile, perché viene vissuta da noi in quello stadio di velocità estrema del tempo e della materia di per sé. E riusciamo a percepire nei minimi dettagli, nonostante la velocità, tutte le emozioni di tutte le persone in contemporanea. Dopodiché esiste una fase che, tra l'altro, ne parla anche il libro tibetano dei morti, qui più che pre-morte, è il racconto della morte, dove ci sono 3 giorni di un passaggio tra questa vita e l'altra, ma il pre-morte normalmente questo non lo racconta perché torna prima dei 3 giorni nella stragrande maggioranza dei casi. Vede una luce, c'è una grande luce, un grande bagliore che non fa male agli occhi, non dà fastidio, e una pace immensa. Normalmente viene descritto come un prato verde, quello che io poi utilizzo sempre nei miei incontri quando invito voi a visualizzare il famoso prato verde. Ogni volta mi viene sempre in mente quella scena. Dopodiché si percepisce una voce che non viene sentita con le orecchie, ma è una percezione interna al cranio, proprio la parte centrale, ma che coinvolge tutto il cranio nel suo insieme. E questa voce non è giudicante, ti autogiudichi se vogliamo proprio vederla nella maniera più esagerata, dove tu sei consapevole in un nanosecondo di cosa sarebbe stato meglio rivedere in un'altra forma, cioè ricreare il tutto in un'altra maniera. In pratica fai un bilancio da solo della tua vita, ti rendi conto dove hai sbagliato. Il desiderio più grande, questo lo posso proprio descrivere perché lo descrivono anche in tanti oltre a me, è quello di ritornare e di fare di meglio. Tanti mi chiedono: ma perché fai tanti video? Perché aiuti tanto la gente? Io lo faccio proprio perché ho capito qual è il riflesso che ha la gente attraverso il mio aiuto. È tutto un aiutarsi a vicenda. Noi siamo qui in un tempo molto limitato e la cosa bella è riuscire a darci una mano l'un l'altro. Perché? Perché tu sei il mio specchio e io sono lo specchio di te, né più né meno. Poi questi casi di premorte tornano, raccontano di aver visto anche il proprio corpo dall'alto ed è una sensazione all'inizio impressionante ma anche meravigliosa perché prendi coscienza che tu hai un corpo e non ti sei mai visto dall'altra parte in sostanza. Io mi ricordo che la prima volta che sono uscito dal corpo, quantomeno che ricordo, mi sono visto in viso e la frase che mi sono detto era: beh, insomma, sono anche carino. Ora, al di là del giudizio di per sé, quella cosa mi è rimasta impressa. Mi ricordo ancora tutto il contorno del viso perché io non mi ero mai visto da quell'altra parte, in sostanza, sempre dallo specchio e mi vedevo al contrario. Insomma, con questo video ti ho spiegato un po' quello che è la testimonianza dei casi di premorte, un po' anche la mia, e nel frattempo io ti invito a seguire
per approfondire e avere maggiore conoscenza i miei videocorsi che riporto qui in alto e riportare qui sotto tra i commenti nuove domande, perché come ben sai io godo nel fare nuovi video, è una cosa che io adoro. Quindi tu dai la mano a me, io do la mano a te. Ti ringrazio di avermi seguito, un abbraccio da FabioNezac.net.